Oh, momento di un po' di relax. Pronto? No, ciao Bel, come stai? Oh, cosa succede? Calmati. Oh, che c'è? YouTube, stai, formula, no, cosa c'è? Dimmelo, stai tranquillo. Oh, vado su YouTube, va bene, stai calmo, ci vado. Ah, sono già qua, vado sulla pagina. Apro un video qualsiasi, non so, ok, apriamo il primo video che mi capita. Andiamo, tengo questo, niente, succede. Perché, oddio, cosa? Cosa? Beh, sì, ora capisco perché sei così agitato. Ti sentiamo dopo, va? Beh. Cosa? Mamma mia. Datemi un secchio. Datemi un secchio, ragazzi. Mamma, che cosa? Mamma, no. No, 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 no. No. Non che questo dovevi rovinarmi. Anche questo dovevi rovinarmi, non ti basta. Non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. Questo è l'inizio della fine. È l'inizio della fine per tutti. Basta, ormai è ovvio. Mamma mia. Allora, vediamo di affrontarla proprio in maniera tranquilla, pacata, serena. Caro YouTube e caro Google, qual è il vostro spacciatore? No, spiegatemelo perché davvero dopo questa io voglio una spiegazione razionale del perché è stata stravolta. L'unica cosa, e dico l'unica, l'unica cosa che era rimasta normale in questo cazzo di sito di sharing video, di condivisione video. No, non è, io davvero, io non ho parole, non ho più parole, veramente, sono esterrefatto. Allora, dopo che nel giro di qualche mese mi hai cambiato 800 volte la grafica della home, dopo che mi hai cambiato la grafica dei canali, perché mentre prima ogni canale aveva la sua grafica personale, adesso abbiamo tutti lo stesso schifoso sfondo bianco, proprio lo schifo più monotono, più schifoso del... Vabbè, dopo che mi hai cambiato la grafica del canale, dopo che mi hai cambiato ancora il sistema di feed, il sistema della home, facendo un casino e un'orgia totale di roba inutile e insensata, l'unica cosa, e dico l'unica cosa che mi avevi lasciata intatta e che meglio di così non poteva funzionare, ovvero il sistema dei commenti, me lo vai a cambiare, ma non in meglio, perché no? Perché quando mai YouTube lo aggiornano in modo che possa essere apprezzato di più dagli utenti? Mai, perché? No, in peggio, io non ho mai visto un obbrobrio del genere. Ormai, oh mamma, sono entrato in un video abbastanza popolare di un YouTuber famoso. Allora, i commenti popolari non sono più due, sono diventati 10, 20. Sono tutti in fila con le relative di 10, 20, 30 risposte, quindi sono tutti mescolati, non si capisce nulla. Ciò significa che i commenti degli utenti medi, cioè i commenti medi senza un gran numero di votazioni, sono sparsi là sotto, proprio nell'abisso, là sotto, proprio dove, nella fossa sono finiti. Poi sono andato in un mio video, e sono stati divisi, sono divisi i commenti in commenti pubblicati e i cosiddetti spam, che in realtà molti spam non sono, perché sono andato a vedere questi commenti contrassegnati come spam proprio dal sistema, e uno dei commenti era del tipo: ah, ciao Trombo, gran bel video, ascolta, ti voglio consigliare un gioco, insomma, classici commenti di complimenti o di consigli, critiche costruttive, finiti negli spam. Ma no, perché? Spiegami perché deve finire lì, spiegamelo, spiegami perché deve finire lì, primo. Quindi, commenti popolari tutti rannicchiati lì, buttati lì con le varie risposte. Quindi, i commenti senza grandi votazioni sono nascosti nell'abisso più assoluto, più profondo. Gli spam, che in realtà non sono spam, buttati in un'altra sezione, quindi devo andare a controllare i commenti spam, quali sono, quali non lo sono, e riattivarli e riconfermarli nella pagina dei commenti normali, che poi tanto però non saranno visti da nessuno. Perché comunque i commenti che saranno visti sono solo quelli più votati e le relative risposte, perché gli altri vengono messi buttati lì in mezzo in questa orgia.
di commenti inutili. E quindi nessuno riuscirà a vedere i commenti comuni, ecco, definiamoli così. Quindi, ma non ho davvero parole. Come puoi tu, moderatore, programmatore, non so chi tu sia, che gestisce comunque YouTube, fare una minchiata del genere? Addirittura certi commenti si possono votare, altri non si possono votare, ad alcuni puoi rispondere, ad altri non puoi rispondere. È il delirio, è il putiferio, è l'inizio della fine. Vi state scavando la fossa da soli, state scavando la fossa anche a noi, anche alla community, perché è qualcosa di orribile questo sistema di gestione dei commenti. L'unica cosa, ripeto, che era stata lasciata intatta e che funzionava benissimo come stava funzionando, voi dovete stravolgerla, perché la cazzata del mese, voi dovete farla tutte le volte. Se voi non vai mai fare un aggiornamento della serie produttivo, non so, miglioriamo anche il sistema della home dopo, e dei feed dopo la minchiata che abbiamo fatto prima. Magari riaggiustiamolo, oppure riproponiamo un nuovo sistema di grafica, dato che non c'è più possibilità di personalizzazione praticamente, è diventato davvero qualcosa di uguale, monotono in qualsiasi canale tu vada. Non lo so, aggiungiamo nuove funzioni, promuoviamo la condivisione, che vadano a promuovere la condivisione. No! L'idea probabilmente è stata questa. Sono messi ad un tavolo i signori moderatori di YouTube e di Google Plus. Sono messi intorno ad un tavolo, cosa è successo? Hanno fatto una riunione, che penso che sia l'unica cosa fattibile, possibile, che sia potuto accadere, è successo una cosa di questo tipo. Bene, avete qualche idea per rinnovare e rivoluzionare in meglio il sistema dei commenti di YouTube, dato che è l'unica cosa che ancora non abbiamo toccato, ahimè, sciagurati noi? Allora, vediamo, chi è qua il moderatore che si occupa dei commenti? Tu, qua, hai stipulato qualche idea? Sì, fratello. Guarda, proprio stanotte, dopo le 5 canne e le 4 dosi di eroina che mi faccio abitualmente prima di andare a dormire, ci ho stipulato questo metodo rivoluzionario, scientifico, che sarà approvato dalla maggior parte dell'utenza, se non da tutta l'utenza di YouTube, e farà fare i soldi di gioia. Sicuramente a tutti. Fammi vedere, ma cos'è sta merda? Cos'è sta merda? Cos'è? Cos'è? Ti pare un sistema di commenti adeguato? Ti pare? Poi guarda, cos'è che stai? Cos'è prendendo? Cos'è? Cosa stai prendendo? Cos'è quella roba? Cos'è? Me ne dai un po'. Tieni, prova, fratello, roba buona, solo roba buona con me. Dai, fa sentire. Hai ragione, roba buona, fammi vedere questo sistema di commenti. Oh, ma è fantastico, scusa, non volevo dirti su. No. Fantastico, vero ragazzi, vero? Grande, fratello, bella. Vai, pubblichiamolo subito, mettiamolo subito in aggiornamento. Non può essere andata diversamente, perché solo un branco di drogati o di deficienti o di meno amati mentali possono approvare un aggiornamento del genere. È lo schifo. Google Plus unito a YouTube è il delirio, è la fine. Tu mi avete trasformato, siete riusciti a trasformarmi nel giro di qualche mese, nel giro di un anno circa, YouTube, nel giro di qualche anno, togliamoli qualche anno, nel bellissimo sito di condivisione, di sharing video che era, in un cazzo di social network inutile ormai. Perché cosa me ne faccio io di un social network su YouTube? Perché ormai sta diventando questo. L'impronta è sempre più social network, sito di sharing e di condivisione video. Non è, ormai, cioè, stanno, io ho già Facebook, c'è già Facebook, c'è già Twitter, c'è già tutti quei social network che vuoi. YouTube è un sito di condivisione video, dovevi lasciarmelo così com'era. Oppure provare a migliorarlo, non trasformarlo in una schifosa poltiglia del genere. È uno schifo. E oltre ai commenti, adesso anche la home l'ha modificata ancora e fa ancora più schifo di prima, perché io già non vedo i feed dei canali a cui sono iscritto, ma quello già da un po', avevo già fatto un video anche su questo, ma quello ormai si sa, già quello era ormai, nascosto, il fatto di nascondere i feed era già risaputo da un po'. Non solo non vedo più i feed di molti dei canali a cui sono iscritto che seguo solitamente. E lì puoi dire, vabbè, se segui davvero un canale, ci devi andare a vedere tu ogni giorno se ha caricato nuovi video. Allora spiegami a che cosa serve la funzione feed, spiegami cosa l'hai inventata a fare. Adesso nei feed non compare più quello, sapete cosa compare? Compaiono i canali consigliati da. Dovresti già vedere questo, perché secondo me tu sei interessato a questo tipo di video. Della serie io vado tranquillo su YouTube, non vedo i feed ovviamente dei miei canali a cui sono iscritto, e che cosa mi vedo? GTA 5 gameplay con Andrea Di Pre, consigliati per te. Ah, per me Andrea Di Pre può mettersi due dita in culo. A me non me ne frega niente di quell'uomo marcio. Quell'uomo è una vergogna, proprio una vergogna. È,
il degrado di YouTube Italia, capisci? Quindi figurati cosa me ne può fregare a me del gameplay di GTA 5 di Andrea Di Pre. No, ma considerati per te in base alle tue preferenze, cosa dici? Ripeto, per me Di Pre può infilarsi tutte queste due dita in culo, perché è un uomo schifoso, è una vergogna, è uno che è il degrado proprio di YouTube, è la vergogna, ok? Finché faceva il critico d'arte a me andava anche bene, adesso è proprio, ha toccato il fondo, è la vergogna. Ah, aspettate, che non finisce qui, se non c'è Di Pre, cosa ti propone Frank Matano Games, gameplay di GTA 5, considerati per te. Frank Matano è un altro che doveva fermarsi a fare gli scherzi telefonici e a girare qualche servizio alle Iene e basta. Perché improvvisamente, quando ovviamente ottieni la fama, no? Arrivano e fanno, ah sì, perché io sono amante dei videogiochi da sempre. Il top, magari per Matano, top, si può anche stare. Non approvo il fatto che abbia fatto centinaia di migliaia di iscritti soltanto aprendo un canale di videogiochi mettendo tre video in croce, ma vabbè, per Di Pre proprio no, perché Di Pre viene lì e fa, oh sì, perché io sono grande appassionato di videogiochi, fin da bambino giocavo a Pro Evolution, so, quando, Pro Evolution Soccer, video 95 con Nintendo 64, cioè, mamma mia, ma era tanta roba, e non sa neanche tenere in mano un controller, ma vergogni, nasconditi proprio, uomo inutile. Quindi pensa cosa ne può fregare a me di questi feed, di questa gente, a me non me ne frega niente per vedere i canali a cui sono iscritto. Quindi, non solo mi hai distrutto la grafica personalizzata di ogni canale su YouTube, non solo sei andato a sconvolgermi la home e il servizio dei feed, adesso mi vai a toccare anche i commenti facendo un puttanaio, un macello proprio totale in cui i commenti puoi votarli a volte e a volte no. Puoi rispondergli a volte e a volte no. I commenti che si vedono sono praticamente soltanto quelli più votati e le risposte a quelli più votati in un macello proprio che più macello di così è difficile trovarlo. I commenti di spam sotto i video personali vengono segnalati così proprio alla cazzo. Quei commenti più che normali vengono segnalati come spam, e devo andare lì e dirgli no, non è spam, metterlo nei commenti visibili. È lo schifo, è il degrado, è la vergogna, è l'inizio della fine, è il punto più basso, è la fossa proprio. Siete arrivati lì, siete una vergogna. YouTube sta diventando proprio lo schifo più totale, perché dal grandissimo sito di condivisione video che era, sta diventando un cazzo di social network per bambini dementi. E quindi davvero vergognatevi, perché non è possibile. Adesso so che questi non sono ovviamente i problemi seri della vita, per carità, però c'è da vergognarsi, perché la gente che sta dietro a YouTube, la gente, i moderatori, i programmatori, chi cazzo per loro, non so chi cazzo siano. YouTube, che Google Plus, quelli che si devono solo proprio vergognare, mettere un bel dito dove dico io, perché non è possibile gestire un sito che era fantastico fino a qualche anno fa, trasformarlo proprio in una merda come questa. Io non ho parole, io non ho parole, non so voi, adesso chiedo anche a voi, magari se vi piace questo sistema di commenti, a me fa altamente schifo e non solo a me, ve lo posso assicurare. Per me è una vergogna, poi adesso non parlo solo del sistema di commenti, ma di tutto in generale, ditemi anche voi se rivorreste i bei vecchi tempi di YouTube, quando ancora c'erano le stelline al posto delle votazioni, quello era davvero per me il top, quello era davvero per me il tempo d'oro, i tempi d'oro di YouTube. Adesso ormai è diventato, da sito di sharing, appunto è diventato un cazzo di social network inutile per bambini dementi mongolo-deficienti. Davvero, io non ho più parole, io non so davvero che cosa ci fumino, programmatori, moderatori, YouTube, Google Plus, quel cazzo che è. Non ci siamo per niente, non sono assolutamente soddisfatto di questo sistema nuovo di gestione commenti, mi fa altamente schifo. Spero che, caro YouTube e caro Google Plus, cari entrambi, cari, si fa per dire ovviamente, vi accorgiate, vi rendete conto che avete fatto una minchiata dietro l'altra e state continuando a farne, e state proprio facendo incazzare l'utenza, soprattutto di chi carica video, poi anche di chi commenta, di tutta l'utenza in generale di YouTube. Quindi magari spero, ma scusateci, credo poco che voi riusciate a comprendere quello che avete fatto. Detto questo, io mi congedo, perché davvero mi sono alterato come pochi. Voglio sapere il vostro commento, anche se non riuscirò a trovarlo sicuramente perché sarà immerso in questo puttanaio schifoso generale. Quindi, ragazzi, ditemi cosa ne pensate, ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi!